Ciao Stefano, ti vediamo, tu mi senti? Vediamo. Stefano, tu mi senti? Vediamo se col microfono alziamo. Adesso mi senti Stefano? Mi sa di no. Mi senti Stefano? Riesci a sentire? No. Io vi sento, ma non vi vedo. Ok, sì. L'importante è che ti senti. Sì, abbiamo un problema con la webcam, ma parti pure tranquillo. Allora, so che abbiamo poco tempo, quindi direi di andare direttamente al focus del nostro tema, cioè quello del proporre il modello della Digital Transformation come un modello migliore, più completo, forse più esauriente, più sostenibile per la piccola e media impresa rispetto al modello Industry 4.0 o Industry 4.0. Vai pure. Sì, io cercherò di essere breve, un po' perché mi rendo conto che hanno sempre un'efficacia limitata e in secondo luogo perché purtroppo poi ho un altro intervento in videoconferenza in un altro convegno all'una meno un quarto. Detto questo, mi faceva comunque molto piacere essere qui con voi, anche perché è la seconda volta, è il secondo anno in cui abbiamo questo passaggio. E l'anno scorso ci lasciamo proprio su questo tema, cioè lo sviluppo del fenomeno Industry 4.0 e i potenziali impatti sulle PMI. Io, anche considerati i tempi che abbiamo, limiterei ad alcune riflessioni, a poche riflessioni, fermo restando che più che un intervento frontale, anche di buon Giovanni a interrompere, interloquire e come, quando e dove fosse necessario. Ecco, la prima cosa sulla quale mi piacerebbe riflettere assieme a voi è la differenza tra il concetto di digitalizzazione e quello di trasformazione digitale, perché su questo tema troppo spesso si fa grandissima confusione. Ormai sono qualche parla di trasformazione digitale e Industry 4.0, ma sono almeno 40 anni che si parla di digitalizzazione. Ora, andando a guardare a quelle che sono le offerte dei vari vendor, piuttosto che gli articoli che appaiono sulle testate specializzate, piuttosto che ciò che si dice nei convegni, io faccio sempre un po' fatica a capire, quando si parla di trasformazione digitale, cosa si intenda di nuovo. E faccio fatica perché spesso chi ne scrive o chi ne parla ha un po' di confusione, perché poi in realtà, come spesso succede, la realtà è molto più semplice di quanto. Ma per quanto possa essere semplice, la differenza è determinante. Ora, quando noi parliamo di informatica, formazione automatica, vale la pena ogni tanto di ricordarlo, lo facciamo da tanti anni e lo facciamo pensando a un'informatica che ha come obiettivo quello di automatizzare i processi. È questo ciò a cui ci riferiamo quando parliamo di informatica, è questo ciò a cui ci riferiamo quando in maniera un po' più altisonante parliamo di office automation, di process automation, è questo ciò a cui ci riferiamo quando parliamo addirittura di business process reengineering, quindi quella reingegnerizzazione dei processi che viene a valle del fatto che implementati i processi di automazione, ci si rende conto che la tecnologia non soltanto consente di automatizzare i processi, ma lo stesso processo di automazione indotto dall'inserimento delle tecnologie porta a una dimensione trasformativa e quindi i processi vengono reingegnerizzati. Ma tutto questo non è digital transformation. Ossia, implementare i computer all'interno delle proprie aziende, implementare processi digitali all'interno delle proprie aziende, non è trasformazione digitale, è informatica e lo facciamo da 40 anni. Dov'è quindi la novità? La novità, che è una grossa novità, attiene una dimensione inerente il fatto che quando noi parliamo di information technology, di digitalizzazione, di automazione di processo, stiamo sempre parlando di qualcosa che dipende da una dimensione endogena, cioè è l'azienda che sceglie scientemente di
attuare un processo di evoluzione. E questo succede sempre, succede sia perché lo scegli liberamente, sia perché vi è indotta dal mercato, ma di fatto è una dimensione che riguarda un sistema di scelte endogene all'organizzazione che attengono a una dimensione del come, cioè del come faccio le cose. Se un'azienda si occupa della produzione di profilati metallici, nel momento in cui digitalizza i propri processi, continua a sviluppare una produzione di profilati metallici. Questa è digitalizzazione, non è ciò a cui dobbiamo stare attenti oggi, soprattutto come PMI, perché oggi stiamo assistendo a una rivoluzione, che è quella che chiamiamo spesso inconsapevolmente trasformazione digitale, che non attiene al come facciamo le cose, ma attiene al cosa facciamo. È una rivoluzione di senso. In che termini è una rivoluzione di senso? Nel senso che quello che è successo negli ultimi anni, a valle dello sviluppo sempre più pervasivo delle tecnologie, dell'abbattimento dei costi tecnologici, dell'ubiquitous computing, dell'IoT, dell'intelligenza artificiale, dei big data, di tutti quei macro trend che in qualche modo sono già presenti all'interno nell'ambito della vita delle persone, della vita quotidiana delle persone, la società e il mercato sono cambiati. Sono cambiati al punto da richiedere un processo di trasformazione di senso. In altri termini, la digital transformation non riguarda il come facciamo le cose, ma riguarda il cosa facciamo. Ossia, nel momento in cui io produco automobili, con la digital transformation devo chiedermi se abbia senso continuare a produrre automobili. È una rivoluzione che riguarda il senso del business, il senso dei business model. E attenzione, non è una rivoluzione endogena, ossia le aziende non possono scegliere se attuare un processo di trasformazione. Possono scegliere se cavalcare l'onda di un processo di trasformazione digitale che non dipende da loro o subirne le retroazioni negative. E questo vale sia per le grandi industrie che per le PMI. Sul fronte delle grandi industrie abbiamo esempi di grandissimo successo che intersecano la dimensione della trasformazione digitale con quella di Industry 4.0. Basta pensare a Mercedes. Mercedes oggi, sviluppando processi di lean automation, sviluppando processi di digitalizzazione collegati alla gestione delle sue fabbriche, ha sviluppato una rivoluzione di senso. In che termini? Nella misura in cui oggi le fabbriche della Mercedes non producono più soltanto automobili, ma fanno anche renting di impianti. In altri termini, nel business model della Mercedes c'è stata una rivoluzione di senso che attiene a cosa fa Mercedes. Mercedes non è più soltanto una fabbrica di automobili. Mercedes oggi affitta un po' in una modalità as a service, quindi una sorta di factory as a service, i propri impianti produttivi. E questo vale per la grande industria, ma vale anche per la piccola impresa, vale anche per la piccola e media impresa. Se io produco fragole, oggi ha senso chiedersi se il modo di produrre fragole, l'approccio al mercato, la dimensione di senso della mia azienda abbia ancora coerenza. È quello che per esempio ha fatto, visto che Giovanni mi pregava di fare qualche esempio, quello che per esempio ha fatto proprio sulla produzione delle fragole un'azienda come Strawberry, che è un'azienda di Milano che ha inserito le tecnologie in tutte le fasi del suo processo produttivo. Ed oggi il suo modello di business non consiste soltanto nella vendita delle fragole con consegna a domicilio, acquisto elettronico, ma consiste anche nella costruzione di dataset relativi ai suoi utenti, che poi vengono utilizzati per essere o venduti o ceduti, ovviamente in compliance con la normativa, alla grande distribuzione per consentire di effettuare studi e ricerche. E su questo costruisce un modello di business ibrido che si basa da una parte sul prodotto, dall'altra sull'informazione prodotta relativa ai suoi clienti. Questo è soltanto un piccolo esempio, ma particolarmente significativo, perché altrimenti noi rischieremo di vivere il fenomeno della trasformazione digitale da vittime più che da protagonisti, non cogliendo il reale senso e la dimensione di questo cambiamento. Quindi questo esempio, sì, questo esempio che... Non so se ci sono... Sì. No, volevo dire, questo esempio che hai fatto fa capire che quindi è più alla portata della piccola impresa il modello digital transformation di Industry 4.0 per via della sua complessità, oppure ci sono comunque degli scogli per cui la complessità, anche volendo realizzare un modello di digital transformation, possono, diciamo, un po' limitare l'accesso alla piccola e media impresa a questo tipo di piano? Sì. Allora, il punto non è tanto, e aggiungerei purtroppo, se la piccola e media impresa può cogliere in pieno le opportunità che offre la trasformazione,
l'industria 4.0. Il vero punto è che la piccola e media impresa, forse addirittura più dell'industria, che non ha in questo senso problemi, perché poi le grandi industrie nascono, muoiono, si trasformano, ma è un problema loro. La piccola e media impresa oggi non può non togliere quello che sta succedendo, altrimenti il rischio è di sussistenza e di sostenibilità del modello di business. Parliamo di Industria 4.0, ma in realtà stiamo parlando di un concetto che nella sua stessa definizione ha un problema di fondo. Noi parliamo di Industria 4.0 perché il fenomeno Industria 4.0 nasce in Germania qualche anno fa con uno specifico riferimento ai processi industriali, quindi l'implementazione di logiche digitali nell'ambito dei processi industriali. Dopodiché si sviluppa, supera i confini tedeschi e arriva negli Stati Uniti, dove si comincia a parlare non di industry scritto IE 4.0, ma di industry scritto con la Y. In particolare che industry con la Y non vuol dire industria in senso stretto, vuol dire industriarsi, vuol dire operare, vuol dire intrapresa, vuol dire corretta definizione di industry 4.0. In realtà oggi non è più industria 4.0, ma è impresa 4.0. Il fatto che 3 anni fa Calenda abbia chiamato il primo piano di azione collegato a questo fenomeno, Industria 4.0, non è tanto un effetto di una cattiva traduzione, quanto piuttosto di una buona azione di lobbying da parte di Confindustria, che aveva pensato bene di mettere il cappello su questo fenomeno e gestirlo a vantaggio soltanto di una parte del paese. Ma non dobbiamo dimenticare che con un'altrettanto buona azione di lobbying tutto il resto del paese è riuscito a attuare un renaming, quantomeno un rebranding del fenomeno, ed oggi dobbiamo parlare di impresa 4.0. Va detto che per la sua struttura il piano impresa 4.0 ancora oggi è molto più utile alle industrie che non alle imprese, che possono sfruttare soltanto in parte i vantaggi reali di questo piano. Ma va detto pure che all'interno del piano, pensando alla situazione italiana, perché quella dobbiamo fare i conti, ci sono numerose misure che consentono di essere utilizzate anche a vantaggio della piccola e media impresa. Ciononostante, penso alla rete dei Digital Innovation Hub, penso ai crediti d'imposta, all'iperammortamento e al superammortamento e via dicendo. Ma va detta una cosa, quando noi parliamo di Industria 4.0 e trasformazione digitale, non dobbiamo certo pensare di cavarcela correlandolo ai finanziamenti che ci sono da mise o a ciò che fa la nostra politica. Il problema è ben più ampio. Il problema, tanto per fare un altro esempio concreto, è che in un momento in cui quasi il 30% delle persone che prenotano una stanza su Booking danno la priorità alla presenza o meno del Wi-Fi, penso alla rete infinitamente sviluppata di piccole e medie imprese turistiche in Italia, nel momento in cui i turisti stranieri non vedono il Wi-Fi, semplicemente non prenotano presso quella location. Quindi impresa 4.0 è anche far capire alle imprese che si occupano di turismo che non solo devono implementare il Wi-Fi nelle stanze, e questo già implica la consapevolezza del problema, ma devono anche promuoverlo adeguatamente sui canali informatici attraverso i quali arrivano le prenotazioni, e questo implica conoscenza e competenza sui nuovi modelli di promozione abilitati dai social network. Quindi la dimensione di consapevolezza della realtà di riferimento e quella di competenza inerente a ciò che dobbiamo sapere che riguarda la dimensione digitale, che spesso non afferisce al nostro lavoro, perché siamo gestori di un'impresa agrituristica, non è detto che siamo anche esperti di marketing, neanche meno di marketing digitale, oggi diventa però un asset strategico e fondamentale. In questo senso l'azione di impresa 4.0 a cosa serve? Non tanto per 4.000 euro di voucher con i quali rinnoviamo i computer, ma per far sì che quei 4.000 euro di voucher diventino elemento abilitante a creare un volano di sviluppo che fa sì che io non perda il 30% dei miei clienti, se sono un agriturismo. Questo per fare un esempio concreto sulla PMI. Il punto qual è? Il punto è che in quasi tutte le programmazioni governative c'è sempre un orientamento alla dimensione industriale. Ciò non risolve il nostro problema, perché mi sa, l'Italia tradizionalmente non è un paese industriale. Questo per anni ci è stato ribadito nella dinamica per la quale il fatto di non essere un paese industriale non abilita a questo tipo di sviluppi. E questo è l'errore più grande che dobbiamo evitare. Perché? Perché il fatto che si sia piccoli non vuol dire che si debba necessariamente scalare dimensionalmente, ma si può anche ipotizzare modelli di crescita che partano, ad esempio, dai modelli di rete. Penso alle reti di impresa, penso ai consorzi.
In altri termini, affrontare la trasformazione digitale, affrontare l'industria 4.0 è qualcosa che deve essere fatto anche dalle PMI. Il punto è che non può essere fatto dalle PMI da sole, e per questo diventa fondamentale una cosa che in Italia è molto difficile: aggregarsi usando modelli di aggregazione flessibili, siano essi consorzi, contratti di rete, quello che si vuole. Oggi le piccole e medie imprese quasi mai hanno al loro interno le competenze e le capacità per sviluppare processi di supporto alla dimensione digitale che serve per competere sul mercato. Una possibile soluzione è quella dell'aggregazione flessibile. Quindi la sfida di impresa 4.0 si vince tutti insieme, altrimenti si perde. Bene, mi sembra molto chiaro. Se hai ancora un attimo, ti faccio una domanda, se devi correre. Sì, sì, certo. Sì, ho recuperato nel frattempo un quarto d'ora dalla conferenza successiva. Ottimo. Per dare una visione un attimo, io citavo nelle domande che ti avevo fatto, così giusto per allinearci, il terrorismo un po' mediatico su alcune notizie. Tu giustamente hai parlato di fenomeni esterni all'azienda che in un certo senso ti obbligano o ti trasformi o se no rischi di sparire. Questi fenomeni, la loro escalation, quanto accelera, sta accelerando secondo il tuo osservatorio? Cioè quanto poco tempo abbiamo per fare un salto culturale non indifferente? Allora, se partiamo dal presupposto che nell'ultimo quinquennio ha chiuso più del 40%, vi faccio un esempio lontano dalle tecnologie, perché non dobbiamo pensare agli esempi technology based, perché lì è troppo facile, ma ha chiuso il 40% dei fornai. Questo vi dà un dato relativo a quanto rapidamente sta evolvendo non tanto la tecnologia, quanto il nostro contesto economico. Pensa ai fenomeni di microaggregazione, pensa ai fenomeni di abbattimento della rete distributiva, dei negozi di quartiere e via dicendo. Ora, in questo senso, quello che sta succedendo, per esempio, in Puglia è molto interessante: si stanno sviluppando tantissime iniziative di centri commerciali naturali, cioè i singoli negozi, utilizzando le tecnologie, penso a tecnologie IoT per fare il controllo degli ingressi degli utenti, penso a tecnologie Big Data per verificare come vanno i trend d'acquisto e come si spostano i flussi urbani. Penso a tutte queste tecnologie che ovviamente non sono la portata del singolo negozio di quartiere, ma possono essere la portata della rete. Abbiamo strumenti per contrastare lo sviluppo di un mercato che è sempre più difficile da gestire per le PMI. Penso in questo caso alle imprese commerciali, ma ovviamente mi riferisco anche alle imprese di servizi e tutto il terziario avanzato di mercato. Quindi, in altri termini, noi tempo non ne abbiamo più, dobbiamo capire rapidamente che il mondo è già cambiato e che dobbiamo adeguarci a questo cambiamento. In maniera molto cinica, permettetemi di essere in questo drammaticamente cinico, io non sto dicendo che tutto ciò è bello o che tutto ciò porta vantaggi per le PMI, sto dicendo che o le piccole e medie imprese o noi, anch'io ho una PMI, passo un terzo del mio tempo all'università, un terzo facendo ricerca e un terzo lavorando alla mia impresa. O capiamo che sono cambiati i modelli di business, in virtù di un cambiamento del mercato, o siamo morti. Questo è quello che in qualche modo sta spingendo poi il governo, le associazioni di categoria, a investire molto tempo e anche un po' di risorse proprie in quelli che vengono definiti Digital Innovation Hub, quindi questi strumenti, questi sistemi che vanno a supporto delle PMI nel processo di digitalizzazione e ripensamento della propria natura e del proprio senso. Perché io insisto sempre sulla natura e sul senso? Perché se noi insistiamo su queste dimensioni, finiremo per fare la fine dei piloti di Uber, che in questo momento vivono una dinamica di contrapposizione tassisti Uber driver, e non ci si rende conto che in realtà il loro problema è che il padrone di Uber sta pensando alle self-driving car. Quindi noi, per guardare al dito invece che guardare la luna, rischiamo di perdere sia l'uno che l'altro. Oggi la sfida che dobbiamo cogliere tutti noi, lo dico davvero sia da imprenditore che da docente universitario, perché poi l'università non è scema problemi, è quella della rivoluzione di senso. Mettiamoci questo in testa: se deve passare un messaggio del mio disordinato intervento di oggi qui da voi, per il quale peraltro vi ringrazio della qualità, è questo: attuiamo una rivoluzione di senso e interroghiamoci su come la rivoluzione di senso che sta
sta sviluppando nel mercato impatti sulla nostra azienda, perché altrimenti tutti quanti penseremo che la rivoluzione digitale è importante, ma riguarda qualcun altro. Non è così, riguarda noi imprenditori, riguarda noi docenti universitari, riguarda noi fornai, riguarda noi titolari di negozi di abbigliamento, riguarda noi titolari di studi di ingegneria, riguarda tutti noi. Ottimo, sì. Ottimo. Non so se senti l'applauso della platea. No, questo è molto lineato. Sì, è molto lineato. È molto mi senti? È molto lineato a un intervento che abbiamo fatto prima, che ci ha dato fiducia sul tema della rigenerazione urbana, perché abbiamo visto diversi modelli, diversi casi, diciamo, di successo in cui comunque un movimento anche culturale nato dal basso ha dopo spinto e ha costretto magari l'istituzione, la politica, il referente ad inseguire per metterci il cappello magari eccetera, però comunque è possibile, colgo quello che hai detto, forse anche dal piccolo, poi i mezzi ovviamente non saranno alla portata, bisogna fare qualcosa di concreto come una rete, però c'è una portata in cui il piccolo può incidere. Ma non solo, può, ma deve, perché deve. Se poi pensiamo a quello che sta succedendo di fatto è che noi andiamo a sposare dinamiche di rete, e la rete è fatta di nodi, e non esiste grande nodo, penso alle grandi aziende, che sia in grado di superare in efficienza ed efficacia un sistema di piccoli nodi. E questo non insegna solo la teoria economica, lo insegna la network analysis, che è qualcosa che dovrebbe essere familiare in questo contesto, e quindi ci è facile pensarci e usarla come riferimento. Prima citavi la rigenerazione urbana. In realtà il vero tema è capire che modelli di sviluppo alternativi sono possibili e vanno perseguiti, soprattutto in un paese come il nostro, che non è fatto di grandi metropoli, ma è fatto di piccole strutture, di piccoli centri. E pensare a una smart city in un paese da 8, 9, 10 milioni di abitanti. Io sono consulente nelle Nazioni Unite e lavoro a Bogotà. Bogotà è una città da 9 milioni di persone. Ecco, pensare la smart city in una dimensione di quel tipo è molto diverso che non pensarla in un sistema che è fatto di reti di comuni che hanno una media di 8.000 abitanti. Perché anche il comune deve diventare smart. E nel momento in cui stiamo pensando all'attivazione di processi di resilienza che vedono nel comune attore di sviluppo sostenibile, ecco che le PMI diventano sostanziali. Perché? Perché all'interno di strutture di questo tipo sono proprio le piccole aziende a essere i driver di un processo di rinnovamento intelligente verso quella che è una smart community, in cui il concetto di smart non voglio dire semplicemente infiliamo tecnologia inutile, ma ripensiamo la città e gli operatori economici, la parte propulsiva della città, in maniera tale che si sviluppino contesti urbani resilienti, semplici, flessibili e accoglienti. E questa è la chiave di tutto, in un contesto in cui la sostenibilità non può che partire dal basso, altrimenti continueremo a fare come abbiamo fatto per tanti anni, installando nelle città pali intelligenti che non hanno nulla di intelligente, oltre al fatto che è stata un'operazione commerciale intelligentemente da parte di chi ha avuto. Grazie, ci hai dato un assist veramente potente. Grazie. Grazie. Grazie a tutti voi. Io spero prima o poi di esserci anche non soltanto in speed bike, ma anche in persona. A questo punto devi, a questo punto. A questo punto devi, bisogna farla, dai. Ok. Troveremo il modo per farlo. Io vi ringrazio per la pazienza, perché in questo tipo di interventi ci vuole sempre molta, come dire, molta pazienza negli interventi di videoconferenza, e vi auguro un buon proseguimento. Grazie.